Ben trovati ad una nuova puntata del Volontariato Fa Notizia. Io sono Michela Di Michele del CSV Abruzzo. Cominciamo con l'emergenza ucraina perché il CSV ha avviato e prosegue il monitoraggio delle iniziative, grazie al quale in relazione alla crisi ucraina vuole pubblicare la mappatura aggiornata relativa al territorio regionale delle azioni messe in campo da organizzazioni di volontariato, enti di terzo settore, gruppi informali e istituzioni. Questo con l'obiettivo di costruire il quadro completo delle varie iniziative e anche allo scopo di orientare i cittadini che intendono offrire il proprio contributo. Così vi invitiamo tutti i soggetti coinvolti a segnalare le attività messe in campo scrivendo all'indirizzo email emergenzaucraina@csvabruzzo.it oppure compilando il breve modulo disponibile al link che trovate sulla relativa news sul sito del CSV Abruzzo. In alternativa è possibile contattare le delegazioni territoriali del CSV Abruzzo che trovate della di Avezzano, L'Aquila e Sulmona, Pescara, Chieti e Provincia e Teramo e Provincia. Proseguiamo invece con Giochi senza barriere del 2022. È stato pubblicato infatti l'avviso rivolto alle associazioni e ad altri ITS operanti nell'area della disabilità, con sede legale e o sede operativa nella regione Abruzzo. Giochi senza barriere è un'iniziativa che il CSV Abruzzo, insieme alle associazioni e ad altri ITS operanti nell'area della disabilità, propone alla comunità. Una serata all'insegna della solidarietà e dello sport per favorire la sensibilizzazione sui temi legati alla disabilità. Il gioco e lo sport sono gli elementi che caratterizzano giochi senza barriere e diventano strumento per andare oltre l'indifferenza. Lo slogan dei giochi è da sempre "Partecipa con noi contro l'indifferenza". I ragazzi con disabilità, volontari e gli altri soggetti partner si sfidano in una serie di giochi e in alcune specialità sportive. Il programma della serata, pianificato e condiviso con le associazioni aderenti, si apre con una esibizione canora, l'esecuzione dell'Inno d'Italia ad opera del Coro di Sordi, alla quale segue un cartellone di giochi di gruppo pensati e realizzati da e con i volontari delle associazioni aderenti. I volontari e i ragazzi si affrontano inoltre in discipline sportive in cui sono particolarmente abili. Ad allietare la serata anche i flash mob, i balli di gruppo e l'intrattenimento curato dalle associazioni, dalle scuole di ballo e dalle palestre, dai partner dell'evento. L'evento si svolgerà a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, il 7 luglio 2022 dalle ore 20:30. L'iniziativa è rivolta ad associazioni ed altri ETS operanti nell'area della disabilità, come abbiamo detto, con sede operativa nella regione Abruzzo. Gli obiettivi sono la promozione del volontariato, la promozione e l'attivazione di reti pubblico-private e la diffusione della cultura dell'inclusione e la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità. Per quanto riguarda le modalità di accesso, possono manifestare interesse questi enti inclusi a cui si rivolge la manifestazione, esclusivamente compilando l'apposito form al link che trovate sul sito del CSV Abruzzo. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal presidente. Il CSV si riserva, in considerazione del numero di manifestazioni di interesse che perverranno oltre la soglia prevista, di attivare quanto necessario per assicurare a tutti la partecipazione, in forme e tempi che verranno resi noti successivamente. Il kickstart, quindi l'inizio dell'invio della manifestazione, è stato fissato alle ore 10 di venerdì 13 maggio. Trovate tutte le notizie sul sito del CSV Abruzzo. Proseguiamo con le notizie che provengono dalle associazioni appena dopo l'intermezzo musicale. A tra pochissimo.
Eccoci, proseguiamo con le notizie che vengono dalle associazioni, a partire dalla provincia dell'Aquila. Centri diurni socio-educativi per diversamente abili adulti, la giunta comunale dell'Aquila ha approvato lo schema di convenzione che regolamenterà il rapporto tra l'amministrazione e le associazioni di volontariato che gestiscono i centri. Lo ha stabilito la giunta comunale e i destinatari del servizio saranno i cittadini residenti nel territorio comunale dell'Aquila con un'età compresa tra i 18 e i 64 anni che abbiano la necessità di essere sostenuti nel processo di inclusione socio-relazionale, di mantenere e migliorare le proprie capacità residue, aumentare l'autonomia personale in un contesto di relazioni significative e aperto all'ambiente circostante. È stato poi la Fondazione Open Police ha presentato OpenPNRR, la prima piattaforma web italiana libera e gratuita pensata per monitorare in piena autonomia gli aspetti chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un passaggio importante per il monitoraggio di questo poderoso piano di riforme e di finanziamento che va sicuramente tenuto in grande considerazione. Trovate tutta la spiegazione del progetto sul sito del CSV Abruzzo ed è un progetto che ha avviato e diciamo coinvolto varie attività, vari enti pubblici e privati, realtà accademiche e media di informazione. Proseguiamo, centri estivi, pubblicate gli avvisi per contributi economici alle famiglie e alle associazioni. Il settore politiche sociali del Comune dell'Aquila ha reso noto che fino al prossimo 30 settembre le organizzazioni e gli enti di terzo settore possono presentare la domanda per ottenere contributi economici finalizzati ad organizzare attività in centro estivo per bambini e ragazzi, in considerazione della chiusura delle scuole. Inoltre è previsto anche per quest'anno il rimborso parziale delle rette per la frequenza di centri estivi ricreativi da parte di minori nati dopo il 31 dicembre 2007, rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economiche in possesso di un'attestazione ISEE per il 2022 non superiore ai 12.000 euro, residenti nel comune dell'Aquila, e per l'integrazione di bambini e ragazzi diversamente abili in centri o in attività estive organizzate. La domanda è da presentare entro il 30 settembre al link che troverete sulla notizia sul sito del CSV Abruzzo. Con questo concludiamo la puntata odierna del Volontariato fa notizia e ci aggiorniamo alla prossima con il CSV Abruzzo. Da Michela Di Michele è tutto, grazie per l'ascolto.